fine novembre c'è stato il passaggio di consegne materiale proprio con il presidente Paris. Oggi però c'è proprio la presentazione alla città, ai tifosi. Intanto partiamo da qui, un pizzico sicuramente di orgoglio misto anche a un senso di responsabilità e di emozione. Beh, quella prima di tutto credo, poi io da avezzanese e da tifoso chiaramente sono emozionatissimo nell'essere il presidente della mia società, insomma. E chiaramente quando si inizia un'avventura la si inizia anche perché non soltanto con il cuore, ma perché si hanno idee chiare. Quali sono le idee di questa nuova dirigenza? La prima idea è quella di salvare la stagione, pertanto di salvare la categoria, di sistemare tutte le vicende societarie che sono, diciamo, state lasciate in sospeso, per poi ripianificare, ecco, al meglio quello che sarà la stagione che dovrà avvenire. Lei era già vicepresidente della società. È stato facile o difficile subentrare a Gianni Paris, insomma, un personaggio sicuramente che per tanti anni ha guidato l'Avezzano? Beh, io credo che rivestire il ruolo di presidente di una società di calcio non sia mai semplice, insomma, soprattutto quando sei il presidente della squadra del cuore, insomma, no? Quindi no, non è stato assolutamente facile, ci sono molte responsabilità, molte situazioni da dover sistemare, insomma, quindi non è facile, però lavoreremo tutti insieme per risolvere. I rapporti con l'ex presidente Paris sono rimasti buoni, suppongo? Sì, diciamo sostanzialmente di sì. Vi siete messi d'accordo subito oppure avete lavorato un po'? No, l'accordo è stato fatto veramente dal pomeriggio alla sera. Lui aveva manifestato già da un po' di tempo la volontà di lasciare e noi la volontà di subentrare, quindi l'accordo è stato detto e fatto. Proprio il reduce, visto che siamo in pieno mercato, da una firma o più firme con qualche giocatore, può anticiparci qualcosa, Presidente? Beh, qualcuno già l'avete visto domenica in campo, oggi ha firmato con noi anche Pierandozzi, un difensore centrale ex Castelfidardo, e poi ecco, abbiamo altre trattative in corso, però per adesso preferiremmo non fare nomi.